Allora, ok. In realtà non sarebbe un video da cappello perché non è una cosa allegra, ma ho preso l'umidità dai capelli che parlo una matta, quindi copriamo. Allora, ragazzi, io in realtà non... Scusate, ho il casino sulla scrivania. Non so nemmeno se lo editerò questo video, più che altro perché vi dovrei dire una cosa abbastanza importante. Cioè, più che altro è successo un macello. Se ci avete fatto caso, se date un'occhiata al mio canale, noterete che o è sparito il video della live durante l'evento di Rebecca Sugar, oppure se c'è ancora, se ci cliccate sopra vi dice che è stato bloccato dalla Warner per via del copyright. Praticamente che è successo? Nel momento in cui ho caricato quel video, nemmeno ho fatto in tempo a metterci le mani, che subito mi è arrivata la notifica della demonetizzazione. Che vuol dire? Avete presente che voi quando guardate i video, ma non solo miei, di quasi tutti gli youtuber, ogni tanto partono delle pubblicità oppure vi appaiono le pubblicità in sovraimpressione, ai lato. Ecco, che succede? Quando succede quella cosa vuol dire che lo youtuber ha monetizzato il video. Che vuol dire che ogni volta che voi vedete il video, cioè in particolar modo guardate le pubblicità, ci date un tot di soldi, pochi, però intanto è qualcosa. Che è successo? Ci sono dei video che non possono essere monetizzati perché appunto protetti dal copyright. Vuol dire che i contenuti di quel video non sono di tua proprietà, sono di proprietà di qualcun altro e di conseguenza non puoi tu farci i soldi sopra. Il che è giustissimo. Poi, che mo hanno messo la legge dell'articolo 13 e ogni 2x3, ve lo giuro, ogni 2x3 cambiano le leggi sul copyright, cambiano le norme di YouTube, cambia il modo di fare le cose, cambia il modo. Proprio oggi, cioè ieri in realtà, mi è arrivata una mail che ora l'ultima che si è inventata YouTube è la cosiddetta Coppa, non mi ricordo come si chiama, vabbè, è una normativa che in teoria serve a salvaguardare i bambini. Perché in America dei ragazzini sotto YouTube, sotto i commenti YouTube, hanno cominciato a chattare, hanno cominciato a scrivere i loro indirizzi di casa, i loro numeri di telefono e è successo un macello, quindi. E invece di fare gli adulti responsabili, cominciare a pensare, visto che ogni 3x2 fanno due scatole infinite, perché queste nuove generazioni stanno sempre davanti alla tecnologia e così cosa, quindi invece di ben pensare, ah, ma perché non leviamo un secondo i tablet ai ragazzini? Invece di fare così, demonetizziamo, cioè limitiamo ancora di più, perché YouTube sta mettendo delle limitazioni che non avete idea, limitiamo ancora di più questa piattaforma. Vabbè. Sto parlando su questo perché non è quello l'argomento del video. Vi stavo dicendo, mi era arrivata, nemmeno in tempo, ho fatto in tempo a metterci le mani, che già mi era stato demonetizzato. Perché? Perché la Sugar, durante il Lucca Comics, ci aveva fatto vedere una clip, se avete visto la live lo sapete, ci aveva fatto vedere la clip dello storyboard di Other Friends. Di conseguenza c'era la canzone, di conseguenza mi hanno detto tu non puoi farci i soldi su sto video perché c'è la canzone. Io non ho detto niente, anche perché come potevi contestare, cioè nel senso, anzi, ho provato a contestare perché era un evento dal vivo, però effettivamente ho pensato, dico, no, vabbè, è la canzone che non contestano, ok, d'accordo, non gli ho più detto niente. L'altro giorno mi è arrivata un altro reclamo per copyright sempre dallo stesso video. Io ho pensato, forse è quella clip finale dove la Sugar cantava. Sono andata a vedere e il video mi è stato bloccato in tutto il mondo, vuol dire che quel video non era più disponibile a livello mondiale. Io ho detto, scusami tanto, in che modo una cosa del genere può essere possibile? Stavo vedendo e il tizio che mi ha fatto questo reclamo è stata la Warner Bros. Stessa. Io gli ho mandato a quel punto, cioè, perché poi. Quando, se avete il canale YouTube e vi arriva il reclamo per copyright, ovviamente ti dice, che ne so, tizio ti ha mandato il reclamo per copyright per la clip da, che ne so, 0,5 a 0,10, dai 5 secondi, dalla clip che hai usato dai 5 secondi ai 10 secondi, perché quella clip, metti caso, è della Disney, quindi di conseguenza tu non la puoi utilizzare. Vabbè, l'unico problema è che la Warner mi ha demonetizzato dal punto 00 al 58 minuti. Vuol dire che tu mi hai demonetizzato, cioè mi hai bloccato l'intero video dall'inizio alla fine. Un'ora di video me l'hai bloccato perché la Warner dice che è di sua proprietà. Io gli ho mandato una mail, che si chiama una controversia, perché io ho fatto, scusatemi, in che modo
una cosa del genere può essere di proprietà della Warner. Io ho mandato la mail, dopo, ve lo giuro, nemmeno un quarto d'ora mi hanno risposto, YouTube mi ha risposto dicendo Warner Bros. Ha preso in considerazione la tua richiesta, ma l'ha rifiutata. Io ho fatto, scusate, io ho fatto una domanda. C'era la possibilità di mandare un'altra controversia. Io ho scritto, scusate, a parte il fatto che ho fatto una domanda, cioè non è che ho chiesto, anzi sì, ho chiesto di sbloccarmi il video, ma perché ho chiesto il motivo. E uguale, io ho chiesto, mi spiegate in che modo un'ora di video, cioè un evento che non è che c'erano pezzi del cartone, la canzone ci poteva stare, se tu mi dicevi te l'ho bloccato per quel minuto di canzone, io ti potevo dare ragione, ma un'ora di video, dico, mi spiegate per quale motivo l'evento con Rebecca Sugar possa essere una cosa protetta dal copyright. Dopo nemmeno 5 minuti, 5-10 minuti, mi hanno risposto mandandomi la stessa identica mail di prima. Vuol dire che non si sono minimamente filati la mia mail, non me l'hanno nemmeno letta, non hanno nemmeno rivisto il video, perché in teoria se tu chiedi di fare un controllo, che alle volte potrebbe essere anche, a me un paio di volte è successo che tipo, che ne so, mi hanno detto, eh no, perché hai messo sta clip che c'è una canzone di Avril Lavigne, quando in realtà magari ne era vero che era Michael Jackson, che dive. E vuol dire che loro non hanno nemmeno ricontrollato il video, perché un'ora di video che me lo ricontrolli in meno 15 minuti è una cosa proprio fisicamente impossibile. Oltretutto c'è l'aggravante, visto che io ho mandato una seconda controversia e visto e considerando che loro me l'hanno rifiutata per la seconda volta, mi hanno A, bloccato proprio il video e B, cosa più importante, mi hanno mandato un copy strike. Cos'è il copy strike? Il copy strike è una cosa che ti manda YouTube quando ti bloccano, proprio ti rimuovono il video a livello mondiale. Cioè non è il bloccato in tutto il mondo, in quel momento il video sparisce praticamente ma resta online. In questo caso tu proprio hai, diciamo, la fedina penale sporca, tra virgolette. Il problema è che per me è il secondo copy strike, perché il problema è che il primo copy strike mi è arrivato tempo fa, per via di Miraculous che mi hanno bloccato Game 2.0, che è un episodio inutile quanto al cavolo. Infatti ho detto, ma perché proprio questo episodio? Cioè, è come Fist, ma Fist ha un senso perché si scorre un episodio obiettivamente più importante tra i due. Ma Fist me l'hanno solo bloccato a livello mondiale, cioè nel senso per me, a me, Filo d'Oro, il video ancora risulta sul canale, ma voi non lo potete vedere. Infatti un sacco di voi mi hanno scritto, eh no, non trovo più Fist, non lo potete trovare perché è stato bloccato a livello mondiale. Pure quello, non mi chiedete il motivo, perché poi, oltretutto, cosa principale di cui vi volevo parlare, ecco perché ho fatto sto video, io volevo al momento bloccare Miraculous, perché il problema è che io al momento ho due copy strike, che in teoria scadono, in teoria dovrebbero scadermi entrambi tra gennaio e febbraio. E la cosa è che io ora dovrei caricare Shablank e Felix. Ma io ho il terrore di caricare Shablank e Felix, perché soprattutto quelli dei Miraculous sono matti. Quelli che controllano Miraculous sono veramente scemi. Perché magari a un video gli sta bene una cosa, gli sta bene che usi una determinata clip, a un altro video non gli sta bene più che usi quella clip e te lo bloccano. Io ho il terrore, raga, io ho veramente, veramente il terrore di caricare Shablank e Felix. Più che altro perché, cioè, mettendo caso pure che riesco a fare tutto bene, mettendo caso che magari non mi dicono niente, è capace che tra un mese mi dicono è come con Oro Nero in Steven Universe, capace che tra un mese mi dicono no, sta cosa non ci sta più bene, o devi levare. Però io ho paura che mi mettono il copy strike, perché se mi arriva il terzo copy strike, mi chiudono il canale. Io ho il terrore di questa cosa, io sto cercando di contattare quelli della Warner, perché poi, oltretutto, c'è anche un altro aggravante. Che succede? YouTube ti dice che se vuoi cercare di migliorare la tua reputazione con il copyright, devi fare la famosa scuola per copyright. La scuola per copyright non è altro che un video di 5 minuti scarsi dove ti spiega più o meno che cos'è il copyright. Ora però, rivedendo il video, mi sono resa conto di una cosa. Tra le varie cose che vengono, non sono protette dal copyright, ci sono le persone, cioè nel senso io, Arianna, io Filo d'Oro non posso essere protetta dal copyright perché non sono un mio prodotto, cioè i miei contenuti possono essere un mio prodotto, ma io no. E un'altra cosa che non sono protetti da copyright sono gli eventi pubblici. Ora, io gli ho detto, scusatemi una cosa, è un evento pubblico perché è stato fatto durante un Comic-Con.
Di conseguenza non era un evento privato. Non puoi dirmi che una cosa del genere è protetta. Cioè, mi vuoi dire che un evento fatto a un Comic Con è una cosa che a prescindere ai diritti, cioè è una cosa che la Warner ha i diritti su un evento fatto durante un Comic Con? Mi pare strano. E oltretutto era un evento che riguardava la Sugar, che è una persona. Mi vuoi dire che tu, Warner, hai i diritti su Rebecca Sugar, proprio su lei come persona? Che è proprio fisicamente impossibile avere i diritti su una persona? Io è da ieri sera che mi sto scervellando, gli sto mandando 200 mail, sto cercando di contattare qualcuno. Poi su questo punto di vista YouTube è inutile quanto lo schifo che non avete idea. Perché ti dice, ah vabbè, se vuoi fare il reclamo, chiamo questo numero di telefono che è attivo dalle 8 alle 17. Ma tu ditemi che cavolo di fascia d'aria è dalle 8 alle 17, vabbè. Se non riesci a fare il numero di telefono, mandaci un fax. Io non ho il fax. Se non riesci a mandare nemmeno il fax, c'è l'indirizzo email. Oh, finalmente c'è un indirizzo email. Mandiamo questo indirizzo email. Ho mandato l'indirizzo email sia in italiano che in inglese. Mi hanno risposto: no, scusa, ci dispiace, il nostro centro d'assistenza non riguarda queste cose, cioè non riguarda reclami sbagliati sul copyright e non si occupa di questo genere di cose. Allora, io dico, tu mi mandi un indirizzo mail per cercare di risolvere i problemi del copyright. E tu mi dici che l'indirizzo mail non può risolvere i problemi del copyright? A che è servito sto indirizzo mail? Mo tu me lo spieghi. Vabbè, andando sotto, avevo trovato anche l'inserzione. C'è un problema con il copyright, risolvi qua. Dopo aver passato 10 minuti buoni a rispondere alle domandine, vero o falso, perché questo problema, dici qual è il problema, specifica qual è il problema, così. Insomma, dopo tutto sto popò di casino, mi ha mandato a un link che ti diceva 4 regole, 4 di numero, 4 regole puzze che già sapevo, che essenzialmente mi dicevano, no, se hai questo problema, contatta il centro d'assistenza, che l'ho contattato e mi hanno detto non posso risolvere questo problema. Se hai questo problema devi fare così, se hai quest'altro problema la colpa di base è tua. Comunque in ogni caso tutti e quattro ti dicono che se ricevi un reclamo per copyright te devi sbrogliare da solo essenzialmente, perché in teoria c'è il numero verde, in teoria c'è il modo di contattare l'operatore, ma è quel tipo di cose, è come quando chiami il centralino della team, è quel tipo di cose, è tipo premi 1, poi premi 4, poi premi 8, poi premi 12, poi premi 51 e poi alla fine no, siamo specenti, la selezione di numeri è sbagliata. Morale della favola, io ho contattato direttamente la Warner, è la terza mail che gli sto mandando dicendogli più che altro di levarmi il copy strike, perché non ha senso, non possono farmi una cosa del genere, ma non ha senso proprio perché non è una cosa protetta da copyright, ma ovviamente come tutte le multinazionali che si rispettano se ne sbattono altramente le palle, scusate. E io sto aspettando, l'unico problema che vi stavo dicendo, io ho il terrore di caricare Miracles, perché soprattutto Felix e Chablanc, che sono degli episodi diciamo importanti tra virgolette, io ho il terrore perché mi scade a febbraio, mi scade tutto, in teoria mi dovrebbe scadere, dovrei ritornare libera a febbraio, io però ho dicembre, gennaio e febbraio ancora. E parte di novembre, vabbè, c'ho 3 mesi e mezzo da sfangare. Io ogni volta che mi arriva una mail sobbalzo perché ho paura che o mi chiudono il canale, che questi gli gira male e mi chiudono il canale, o che è un altro richiamo, perché poi ve l'ho detto il problema, che so quelli, io ogni tanto ricevo dei reclami dei copyright da video che stanno sul canale, ma tipo dagli albori del canale, che dico ma perché ora ve ne siete accorti e perché ora dà fastidio. Danno fastidio ora in quel momento perché ogni 3x2 cambiano ste cacchio di leggi di YouTube. Vabbè, morale della favola, io vi volevo dire una cosa. Credo, a parte il fatto che ve lo dico, sto facendo così ritardo con Chablanc perché non avete idea di quanti problemi mi sta dando sto video, perché ogni 3x2 ve lo giuro sto faticando a montare sto video, perché una volta avevo l'audio corrotto e una volta la telecamera mi ha salvato solo un'altra volta, solo una parte. Infatti io spero che mi stia registrando per bene tutto. No, io me la devo rifare sta telecamera, mamma mia. Raga, il 4 dicembre è il mio compleanno, fatemi la telecamera nuova, vabbè, prego. Vabbè, comunque ogni volta l'audio corrotto e una volta non mi funziona il programma, una volta così, sto faticando in una maniera che non avete idea, lo sto odiando questo episodio e Felix me lo devo ancora vedere. Quindi io vi volevo chiedere una cosa, vi volevo chiedere, per quanto riguarda Miraculous, un po' di pazienza. Già vedo che su Instagram mi state sbomballando, l'hai visto l'episodio, l'hai visto Felix, così cosa. Allora, Felix, me lo vedo proprio ora, in questo istante. La video reaction, ve lo dico, la carico comunque su Dailymotion,
Magari la carico, cioè lo dirò su Instagram, forse, o la carico tra oggi e domani, non lo so. E anzi, forse la faccio oggi, almeno la carico tra stasera e domani. Però l'episodio su YouTube pensavo di farlo uscire a febbraio, anche perché tanto a febbraio escono in via ufficiale gli ultimi due episodi della terza stagione. Quindi avevo pensato, vabbè, dai, faccio uscire Felix e Chablanc. E poi il commento degli ultimi episodi della terza stagione. Almeno così chiudiamo tutto. Raga, ve lo giuro, lo so, almeno, a parte il fatto che almeno me la prendo pure io a editare con un po' più calma, perché sti giorni mi sta a fare una testa così l'editare. Però io ho il terrore, ho veramente il terrore a caricare Miraculous. Ieri stavo parlando con 151 egg, addirittura stavo pensando di aprire un altro canale, un surrogato di questo, perché almeno faccio le corna, se mi chiudono questo almeno andiamo su quell'altro. Io però non lo so, non lo so. Io spero di risolvere questa situazione perché non ce la sto a fare più, raga. Guardate, ve lo giuro, stanotte per lo stress sono andata a dormire tipo alle 4 di mattina e mi sono risvegliata alle 8, una cosa del genere, vabbè. Raga, io sono stravolta, ho il terrore. Morale della favola, Miraculous, ci rivediamo veramente a febbraio, raga. Capisco tutto, abbiate pazienza, però raga, non voglio che ci ho buttato il sangue su sto canale, ci cioè sto a sudare su sto canale. Io non voglio chiudere tutto quanto perché a quelli di Miraculous magari gli può girare male. Che poi può essere che succeda lo stesso, perché ve l'ho detto, può essere che ne so, tizio ha visto una clip e non gli sta bene, ah che non lo so, io, un episodio della seconda stagione e mi blocca tutto. Può essere che succeda lo stesso, però almeno per il momento non voglio rischiare. Nel mentre parleremo d'altro, cioè abbiate pazienza, nel mentre parleremo di Shira, che farò ancora, devo ancora fare il commento di Shira. Parleremo di Hazbin Hotel, perché avevamo detto che avremmo commentato anziché Hazbin Hotel. Parleremo del Principe dei Draghi, potremmo parlare, potremmo iniziare, ah, devo iniziare, devo parlare anche di Howl House. Potremmo finalmente vedesse Infinity Drain, che io ancora non l'ho visto. Cioè, non è che da qua a febbraio resto ferma, parleremo d'altro, però Miraculous, vi prego, un po' di pazienza, lo riprendiamo a febbraio, perché almeno ora, o almeno finché non risolvo la situazione, perché magari questi se mi rispondono, io prego, in sto miracolo, che in sto Miraculous, che magari questi mi rispondono, mi dicono, ah sì, ok, c'hai ragione, te sblocchiamo il canale, cioè te sblocchiamo il video. Non credo che mi leveranno il copy strike perché non so se ne sono capaci. Però c'ho l'ansia, ragazzi, ho l'ansia. Vabbè, tutta sta cosa per dire che Miraculous lo riprendiamo a febbraio, nel mentre parliamo d'altra roba. E niente, io stavo seriamente pensando di aprire un altro canale ancora, l'ho detto un surrogato di questo. Se dovesse succedere, penso lo chiamerei tipo Filodoro 2.0, una cosa del genere. Se dovesse succedere, trasferitevi sull'altro, per favore, raga, ve lo chiedo per cortesia. Io in questo momento ho l'ansia, sto tremando perché la luce del telefono continua in continuazione ad accendersi, vuol dire che mi stanno arrivando, non so se messaggi o mail, io ho il terrore. E niente, vabbè. E grazie per l'attenzione e vado a vedermi Felix. Oddio, trema tutto.